Ma andiamo per bene, siamo già, diciamo che cittadini siamo di questa parete. Gli altri cittadini magari, se vai a Capolano tutti parlano bene di Capolano, o a Broca, dove c'è anche il dissesto, però perché non è che poi alla fine diciamo, non voglio di essere gioiosa, di costruire, diciamo, per il nostro paese la possibilità dello sviluppo, perché è un paese che solo permette, la natura ce l'ha data e noi lo stiamo distruggendo. Io credo che questo deve essere l'obiettivo. E la voglia, diciamo, di chi si candiderà con me e di chi noi questo stiamo tentando di fare, e di chi ha voglia di guardare il positivo rispetto a questo. Io mi fermo qua. Vorrei che ci fossero gli interventi, vediamo chi interviene, poi se dobbiamo ancora continuare lo mettiamo in campo. Grazie. Chi ha voglia di parlare? Altri? Parola però. Io
direi che in questo paese mancano le strutture adatte ai bambini. Oggi chi vede in vacanza deve essere una famiglia. La famiglia è importante almeno due persone. Uno due persone. Che fanno i bambini? Dove li portano? Partigiani hanno le persone adatte ai bambini. Spesso oggi le famiglie vanno in un paese insieme a un altro in funzione di, della possibilità di non di parcheggiare i bambini, ma di lasciare i bambini in un posto adatto. Questo è un altro dei temi su cui bisogna dolente da anni. Se vado adesso il parcheggiato tre volte, ma poi non si fanno le strutture per i bambini. Ogni occasione è letterale. Quindi credo che altre dei temi molto spesso, per questo dicevo, se andiamo a prendere il programma, se no ci sono tutti, ma non ci sono mai fatti. A Giovanni andiamo, l'unico che faccio è questo qui, che non viene molto frequentato tra l'altro, dei bambini, quindi trovare anche delle, della riorganizzazione rispetto a questo, perché quanto riguarda Gioiosa e San Giorgio, anche se San Giorgio ha due campi in gioco, forse migliore di Gioiosa, ma anche lì va riorganizzata con la struttura e col territorio. Poi dobbiamo guardare, secondo me, mettendo dentro anche questo, io non ho citato tutto, la manutenzione ordinaria, anche le strade di campagna, andiamo pure di tempo, su questo io ho un'idea che scriverò dentro il programma, cioè nel senso che penso che bisogna fare la sentinella di contrada. Cioè delegarlo ai cittadini delle zone, trovando modo dal punto di vista economico magari a fare uno sgravio fiscale, vedere che si occupa di questa cosa, studiare i termini giuridici, io ho appoggiato i termini tecnici, devo vedere i termini giuridici se questa cosa è attuabile, che potrebbe essere una bella cosa, perché se tu in una contrada alle strade consegni a quel cittadino di una contrada, diventa uno che non solo la controlla, ma la mantiene pulita perché è pure lo raccoglie. Quindi trovare anche formule. Questo è già un principio democratico che ultimamente a Gioiosa mi pare che non viene applicato. E la possibilità, forse ci si dimentica spesso la politica, io un po' per indole e per la mia colorazione generale ci penso sempre, è quella di amministrare per il popolo, per la gente che l'ha votato e che la paga, perché chi amministra è pagato e prende soldi pubblici. Quindi solitamente deve rispondere alla gente che lo elegge, i cittadini del proprio territorio, soprattutto del proprio comune in questo caso. Questo spesso non avviene, non avviene per un semplice motivo, perché non c'è la partecipazione. Ora, questa che è un'iniziativa di democrazia partecipata, perché qui abbiamo detto, e lo confermo io, che se qualcuno ha un'idea concreta, oltre al discorso dell'iniziativa in generale faceva notare un difetto, un handicap, diciamo che è quello della pulizia, un aspetto da lavorare. Però dico, oltre a questo, che è giusto che attenzionano le persone, se c'è la possibilità anche di dare un'idea concreta, la mettiamo nero su bianco e la scriviamo nel programma. I programmi si fanno così, quelli fatti dalle persone. Altre volte o altri contesti, i programmi sono quelli degli anni precedenti, copia e colla. Tra l'altro fatti copiati pure male, perché visto che 16 anni, direi 15, non sono riusciti a farli, vuol dire non sono stati bravi nemmeno a copiarli. Però, dico, indipendentemente da questo, la partecipazione è pubblica. La partecipazione è pubblica nello stilare un programma, è così che si fa, ma soprattutto è il coinvolgimento della gente, coinvolgimento che non c'è, perché quando qualcun altro che ha amministrato per tanto tempo il paese, piuttosto che aprirsi e dire dare la possibilità alla gente di confrontarsi, impongono alle persone la loro discesa in campo a modo di rinnovamento, onestamente a me fa ridere, la possibilità, soprattutto mi preoccupa l'atteggiamento che un determinato candidato sta avendo, che è quello di reagirsi al nuovo dopo che sta andando per due mandati sindaco,
E forse la realizzazione o la mancata realizzazione delle cose sono veramente criticabili. Quindi piuttosto di fare salotti e salottini e di preparare le liste con carta, penna e calamaio, sarebbe bello che si ricominciasse Gioiosa a vivere in democrazia e di far partecipare le persone. Si può, il risultato elettorale può essere frutto di tante cose, però io voglio convincermi che sia il frutto del convincimento pieno delle persone e non di altri determinati fattori, anche perché onestamente a mio figlio vorrei lasciare un paese migliore di quello che ho trovato. E onestamente andare a fare altri 10 anni come i 10 precedenti e rischiare di lasciare a mio figlio un paese peggio di quello che è, perché Gioiosa vogliamo uccidere. Tu sei stato ottimista poco fa, però diciamo che Gioiosa non vive una bella situazione. Gioiosa era, questo è rinomato, il terzo polo turistico della Sicilia. Adesso probabilmente quando si parla di Gioiosa siamo costretti a fuori dire dove è, vicino a Capodorlando. E questo onestamente da Gioiosa no, mi dispiace, perché abbiamo le potenzialità per poter fare di più. Quindi piuttosto di fare le liste sotto banco, di dare dei candidati ai quali l'unica cosa che interessa è tutelare certi determinati sistemi di potere, che possiamo pure tranquillamente dirlo, non ho problemi, sarebbe opportuno coinvolgere le persone e potersi mettere al tavolino e poi al tavolo pubblicamente in piazza e partecipare. Questo è quello che volevo dire io per quanto riguarda il discorso elettorale. Per quanto riguarda l'attività che può fare un'amministrazione, diciamo che, come hai detto giustamente tu, c'è la necessità di fare tutto a capo, di fare tantissimo. Ma secondo me, se c'è una giunta, un'amministrazione che è compartecipata, è nata democraticamente, ognuno può dare il suo apporto. Diversamente, quando la lista è fatta per vincere e ognuno deve tutelare gli interessi di qualcuno, c'è l'immobilismo che abbiamo visto negli anni, dai quali non se ne esce, e purtroppo le conseguenze le pagano i cittadini, soprattutto quelli che non sono nella cerchia. Solamente volevo dire questo. Buonasera a tutti. Io sono contento che ci siano momenti come questi. Non facile, diciamo, da realizzare, non so per quale motivo, perché sarebbe la cosa più semplice in occasione di eventi amministrativi, ma non solo di eventi amministrativi, perché è un momento di sintesi, diciamo, di tutta una comunità, poter ragionare su degli argomenti precisi. Io così brevemente volevo dire alcune cose, giusto perché il tempo è poco, mi sono appuntato qualcosa. Io partirei da un contesto generale di quello che è la politica oggi, perché noi viviamo una crisi politica istituzionale a tutti i livelli e ce l'abbiamo ogni giorno sotto gli occhi, a livello nazionale, a livello regionale. Siamo messi, forse, diciamo, è il momento questo in cui siamo proprio alla deriva sotto tutti gli aspetti. Le amministrazioni locali presentano di tutte queste problematiche, ma molte volte ci raggiungono del loro all'interno. E allora, la crisi politica e istituzionale produce sfiducia nelle istituzioni da parte del cittadino, da parte della popolazione, la prima cosa. Ed è un ostacolo anche alla crescita, diciamo, alla crescita delle comunità. La politica in questi anni non si è affatto rinnovata, nonostante tutte così le buone intenzioni da parte dei politici vari, non si è rinnovata. Semplicemente si è adeguata al potere, anzi, si è adeguata maggiormente al potere, perché forse prima c'era qualche regola in più, adesso non ci sono neanche quelle. E le famose rottamazioni abbiamo visto come sono andate a finire, cioè sia a livello nazionale, regionale, anche locale, ma rottamazioni, non parliamo di rottamazioni anagrafiche, rottamazioni di vecchia politica, di vecchia mentalità di fare politica, che sono anzi presenti anche in alcune giovani generazioni che fanno politica nelle varie amministrazioni.
E allora, la vecchia politica è questa, non quella anagrafica. E allora, di che cosa parliamo? Vediamo, tra l'altro, anche, diciamo, molto frequentemente, dei cambi di casacca, diciamo, di parlamentari che vanno in una, che cambiano la casacca e vanno in un altro partito, manca a livello regionale, questo succede, ma succede anche a livello locale. E allora, questo che cosa determina? Secondo me determinano due cose. Intanto, la mancata fiducia del voto dell'elettore che ti ha eletto in una determinata coalizione, e poi determina una, sicuramente una crisi a livello istituzionale, perché mancano le maggioranze. Allora, non bisogna fare le nuove leggi elettorali bandite a destra e a manca, ma bisognerebbe fare la prima cosa, prima anche di fare la legge elettorale, fare una norma ben precisa che riguarda il vincolo di mandato del parlamentare, del politico, che non puoi cambiare casacca se non finisce il tuo mandato. Però questa è una regola, secondo me, funzionale al sistema. Naturalmente la crisi politica istituzionale produce problemi nella crisi dal punto di vista economico e sociale. Produce riflessi negativi sul lavoro, sulla qualità della vita, sulle carriere dei giovani che si laureano non sanno cosa fare, la scarsa assistenza anche alle categorie più deboli, che ormai dico è, diciamo, molto molto abbandonata a se stessi, anche questo. Di questi giorni la famosa sceneggiata dei disabili siciliani. Ma produce anche nell'individuo una crisi della persona, e quindi produce delle negatività negli individui, soprattutto nei giovani, a gestire la propria vita dopo aver investito appunto parecchio tempo nello studio, negli studi. E allora, cosa bisogna fare per amministrare bene, collegato al discorso di Teodoro? Una cosa che manca nelle amministrazioni locali soprattutto, ma dico, a noi interessano quelle in questo momento, è la programmazione. Allora, la programmazione significa progettare le linee di sviluppo del territorio, soprattutto a breve e medio termine, per rispondere alle necessità più pressanti che il territorio ha e le comunità insediate nel territorio hanno. E allora, e si deve portare a uno sviluppo sostenibile e alla naturale conversione. In questo caso parliamo di Gioiosa, e quindi io sottolineo vocazione turistica di tutto il comprensorio di Gioiosa, ma non solo. E allora, tutto questo, dico, può essere aiutato anche dall'applicazione delle nuove tecnologie. Teodoro parlava del gruppo di giovani del Smart Gioiosa, ma dico, ci sono tanti giovani validi che possono dare un notevole contributo in questo senso. Bisogna dare degli appoggi, naturalmente. E quindi io sono d'accordissimo con quello che ha detto Teodoro prima. E allora, Gioiosa, le emergenze di Gioiosa ormai sono conosciute a tutti. Teodoro le ha descritte prima, soprattutto sono quelle della viabilità, della strada statale 113, quello della protezione delle coste, esigenze poi varie che vanno dal rapporto del rifiuto, il servizio di vita, il decoro urbano, che è importantissimo, un tassello importantissimo se si vuole fare turismo. Deve essere promossa una cultura dell'accoglienza, diciamo, sotto vari aspetti, se si vuole fare turismo, ma non solo. E poi bisogna collaborare, non bisogna essere isolati. C'è il comune, non può fare niente da solo, anche se ha qualche capacità, perché ci sono tutta una serie di interrelazioni con vari enti, con istituzioni che devono essere mantenute, se si vuole fare un deciso passo avanti. E questo è chiaro e lampante. Cioè, non si può coltivare il proprio orticello nel 2016, quasi nel 2020. E allora l'impegno, naturalmente, a livello dell'amministrazione deve essere primario,
deve esserci un impegno collettivo, come diceva Teodoro, perché tutta la comunità deve far sentire che è, diciamo, interessata allo sviluppo del territorio. L'impegno a livello propositivo dovrà essere quindi dell'intera collettività, ma sarà compito del sindaco e dell'amministrazione, della nuova amministrazione, assumersi dei precisi livelli di responsabilità, individuando le necessarie competenze. Questa è una cosa importantissima. Bisogna fare affidamento sulle competenze delle persone con cui si collabora, è cosa assolutamente primaria. E poi, dico, quindi competenze e professionalità per riuscire a portare avanti, diciamo. E allora io una cosa voglio sottolineare e chiudo qua. Mi è capitato anche per il lavoro del forum, ma anche per altri contatti che ho avuto, che la prima, come dire, scusante che l'amministratore trova quando gli si pone un problema: ma non ci sono i soldi, ma non ci sono, ma non abbiamo soldi, ma non possiamo intervenire. E allora ci sono due livelli, secondo me, di azione, diciamo, in un'attività amministrativa. Una è quella di gestire le emergenze, e le abbiamo dette. L'altra è quella di programmare. Se non si programma lo sviluppo di un paese, di un territorio, soprattutto di un territorio, perché poi all'interno si possono trovare le collaborazioni per portare avanti delle criticità che non sono solo di quel paese, ma sono dell'intero territorio. E allora, questa è la mentalità nuova con cui bisogna agire e portare avanti, diciamo, in modo determinato, dandosi dei tempi certi, delle scadenze, e non parlando, facendo chiacchiere e basta. Allora, programmazione e scadenze in cui realizzare i programmi. Queste sono le cose da portare avanti. Grazie. Grazie. Ma nel turismo poi in questo territorio, perché è responsabile dell'ufficio dove mi parte per l'assessorato regionale, cioè. Quindi un po' vive le difficoltà che ci sono sulla programmazione più generale, anche ad altri livelli rispetto solo ai livelli comunali. Altre? Allora, se non c'è Andrea, partecipate, grazie. Per 5 anni ho rappresentato Gioiosa per conto dell'associazione della prestazione del turismo. Mi pare che il turismo è un dove ho potuto toccare quali fossero le vere necessità per il turismo. Che cosa viene? Perché il turista non viene se gli operatori turistici non vengono. Se gli operatori turistici vengono, viene anche utilizzati verso la zona della porta. Se ci sono delle cose che devono realizzare. Questo paese per tanti anni non ha avuto delle cose che sono. Proviamo il microfono. Sì. Per tanti anni dicevo che questo paese non ha avuto un vero e proprio assessorato al turismo. Spesso e volentieri l'assessore al turismo è stato anche il sindaco. Soprattutto in questo ultimo anno abbiamo visto che cosa è successo. Il totale abbandono negli interventi che dovranno essere fatti sulla spiaggia, il rifacimento che non è stato fatto, il mare sta continuando a entrare. L'unico bene che noi abbiamo in questo paese è la spiaggia, è il turismo. Non ci sono altre industrie, a meno che il neo candidato Teodoro La Monica non abbia delle idee diverse per sviluppare il lavoro che si ha di fuori del turismo. E quindi è un bene comune. Il turismo non vuol dire portare gente in turismo oppure fare manifestazioni. Il turismo vuol dire tutto, dalla sistemazione del popolo, del paese, come diceva il generale Coletta, alla sistemazione delle strade,
delle contrade, valorizzazione delle contrade, e io chiedo quindi alla Monica se noi abbiamo un piano ben preciso sulle contrade, sulle tutte queste contrade. Non so se ti ricordi, una volta le contrade erano ben frequentate, c'erano dei ristoranti, delle trattorie, e si viveva, diciamo, in maniera abbastanza diversa dalla realtà della campagna. C'è il cittadino che viene a Gerosa, cerca anche dei posti particolari, cerca di mangiare bene e così via. Tutto questo purtroppo è niente di questo. Allora io dico, effettivamente c'è questa intenzione di poter realizzare un vero e proprio assessorato al turismo, questo, che si possa occupare veramente di turismo. Chi viene da fuori, come si dice, la programmazione di cui parlavo prima, è importantissima. Avere che programmare degli eventi, che siano eventi non della solita sagra giornaliera, oppure quella del pane o quella cosa, ma degli eventi veri e propri che possono richiamare il turista da fuori, che siano venuti degli anni, come è stato in Gerosa, ad esempio, nel Custose. E allora io chiedo effettivamente se c'è questa volta. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io altre due cose, perché già, diciamo, le cose, diciamo, condividiamo più o meno i problemi quali sono. Tutti ruotano intorno a creare le condizioni dello sviluppo di Gerosa. Perché se partiamo dal decoro urbano, alle passeggiate alle spiagge, alla strada, alle contrade, e creare anche, diciamo, il paese unito in qualche modo, perché la capacità dell'amministratore dovrebbe essere quella di mettere assieme, ma tenere in condizione tutto il paese dal punto di vista, diciamo, della struttura e conduzione di farlo. Per quanto riguarda alcune domande precise, io sono assessore al turismo. Sono, diciamo, penso che ci debba essere, ad essere uno di grande capacità. Se noi riusciamo, io qualche idea ce l'ho, però non la voglio, diciamo, mettere qua ancora, però se ci sono anche suggerimenti, se ci sono persone che si fanno avanti, se ci sono persone che vogliono suggerire altri, si può ragionare, perché credo che mettere assieme tutte, diciamo, le risorse e tenerle assieme è uno dei fatti fondamentali, cioè fare un'amministrazione che sia frutto anche dal punto di vista anche delle proposte, capaci, magari qualcosa ci può sfuggire, abbiamo chi è con me, chi è più vicino, chi parla di noi, poi ma se c'è una proposta su cui si può fare autorevole, per quanto riguarda il turismo non ci sono riserve per nessuno per quanto ci riguarda. Noi tra l'altro la squadra che sta con me da punto di vista regionale per trovare il meglio. Perché l'obiettivo è il paese, l'obiettivo nostro è liberare questo paese da questa cappa che per anni non si è discusso, perché questo è un paese che non si discute più da moltissimi anni. Gioia era un paese, io mi ricordo quando sono andato a Milano negli anni 86, che se tu facevi un'iniziativa partecipavano le persone. Oggi, se l'iniziativa la fa anche il sindaco, che è la prima persona di Gioia, la persona non partecipa. Ci sono stati degli anni in cui si è mortificato completamente il confronto, cioè la gente non ci credeva più, questo è un errore, perché penso che parlare e discutere è un fatto importante in una democrazia. E allora proporre, far venire fuori queste cose sono anche fatti importanti, anche da tutto, come dicevo, soprattutto se tu vuoi questo. Quindi creare, diciamo, questa squadra aperta che sappia interloquire sia verso i cittadini verso l'amministrazione. Io sono uno di quelli che pensa che i cittadini di Gioia non è che mi devono aiutare, i cittadini devono controllare se io prendo sindaco con la mia squadra, perché se io scrivo che fra 100 giorni ci sarà, che ne so, una strada fatta o una cosa qualsiasi fatta, ai 100 giorni i cittadini di Gioia Mareo dovrebbero chiedere conto in questo sistema democratico, perché non è stata fatta in quei giorni. Se non è stata fatta, io dovrei essere in grado di spiegare quello che è successo e perché non si è potuto fare, e cosa sono in ritardo. Non può essere annunciato che si fa in tanto tempo e poi va su un'altra e non si fa. Questo è il sistema che dobbiamo mettere
viene in rete, quando noi invertiamo la situazione dei cittadini, col nuovo sistema democratico che è l'elezione diretta dovrebbe avere il potere di controllare e di verificare rispetto alle cose. Quindi siccome questo è il momento decisionale, i cittadini con il voto hanno nelle mani la scelta. Se i cittadini scelgono non possono dire l'indomani ho sbagliato sempre. Deve avere la forza, la capacità di scegliere e di scegliere in quel momento in cui si rientra nella cabina, senza pensare a nessuno. Pensare, per me questa è la proposta migliore. Per me penso che questa è la scommessa su cui posso scommettere. E poi verificarla. Io credo che questo deve essere il rapporto con la democrazia e il rapporto con la politica. Credo che al contrario, cioè, qui c'è un tema, io non l'ho detto prima, ma questa è una cosa che metterò in programma. Sui quanto riguarda anche lo sviluppo del territorio collegato alle contrade, ma anche al mangiare bene, perché noi appunto meno questa cosa a parte a Gioia San Maria. Molto spesso quando venivano i turisti potevano andare a mangiare nelle nostre contrade, come dicevi tu. Oggi non c'è più nulla di questo. Puoi creare anche degli eventi che sono programmati intero anno. Non deve essere programmato in un periodo molto breve. La possibilità che a Gioiosa ci sia un turismo del 60 giorni neanche più, non è la possibilità dello sviluppo, perché le persone non possono vivere dopo 60 giorni. Dovremmo tentare di allargare questa fascia. Se abbiamo il parco del Nebro dalle spalle, che è vero un turismo anche diverso, probabilmente ci sono le condizioni, anche dal punto di vista organizzativo più generale, può essere che intorno a mangiare bene e a questo territorio possiamo portare turisti anche nel resto dell'anno. Però dobbiamo prendere in considerazione le condizioni di base, cioè le vie di trasporto, più di trasporto, poi paghiamo un prezzo altissimo, perché paghiamo un prezzo altissimo perché non abbiamo l'aeroporto, paghiamo un prezzo altissimo per tante altre cose, perché la strada non funziona, che si parla di questo. Le vie del mare non sono state mai pensate. Io non lo so se è possibile, non sono un tecnico e questa è una cosa che bisogna sperimentare. Perché le vie del mare non si possono sperimentare in qualche modo con i trasporti? O perché una volta si partiva da Cavalcavallo non si può partire più? Per andare a vivere. Non so se le compagnie possono scegliere, sono morte. C'è la politica regionale, l'amministrazione di Giacosare e la politica regionale si mettono in testa che devono fare, quello che la politica soprattutto diceva che dovrebbe potrebbe farlo. Il problema è se c'è la forza del paese, di chi ha visto il paese, per andare a Palermo ad avere la possibilità del centrodestra al tavolo e discutere, a fare il grado con quello dicendo. Facendo delle iniziative forti rispetto a questo per potersi fare non è detto la compagnia ma la politica ha l'interesse di tenere assieme gli interessi pubblici e l'interesse privato, non è che i privati possono dire io lo faccio, anche perché molte compagnie prendono il contributo dalla regione, quindi sapete che il contributo della regione ha un potere di intervento, noi sappiamo che ci sono i contributi alle compagnie da parte della regione, quindi se c'è un intervento di questo tipo la compagnia dice fermo un minuto, io ti sto dando già un contributo. Vediamo qual è il termine per la discussione e poi vediamo, ma questo è il potere del sindaco pure quando si sia al tavolo regionale. Tu in questo senso, per quanto stai facendo ora, credo che sia la persona ideale, tu hai ottimi rapporti con il governo, pratichi la politica da quando avevi canzoni corti, sai i voti, conosci le normative e le leggi. E quindi anche io certamente sei una risorsa per il paese. Però mi chiedo questo, nelle condizioni che si prospettano, vale a dire di tre candidati, come è normale che sia, ci sono dei rapporti di forza. E allora, siccome la migrazione credo che sia meglio della divisione, da questo punto di vista dell'aggregazione, quali possibilità ci sarebbero, ad esempio, di ridurre il numero dei competitor attraverso un'aggregazione? Più preciso di così non posso essere. Sei stato preciso, sei stato chiaro. Io, vedi, questa è una domanda molto precisa. È solo di che parliamo. Allora, io sono uno di quelli che pensa e mi chiedo le scelte fatte fino ad oggi sull'aggregazione, perché sono state fatte? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è vincere? Vabbè, vincere per che cosa? Io mi chiedo sul tuo nome. Io non farei il sindaco per vincere e poi non fare niente. Non mi interesserebbe. Non l'ho fatto in questo anno, non lo farei mai.
Io penso che le condizioni ci sono per creare le condizioni, ci vuole la capacità, tutti noi, compreso me, che l'ho fatto sempre nella mia storia, credo, questo tipo di cose, di capire nel momento determinante quale sarebbe la cosa migliore oggi per il paese. Questo devo riflettere per gli altri, non lo succedere da solo. Io un'idea ce l'ho nella mia testa, però resta mia fino a quando non si sviluppa. Io oggi farei, se fossi io farei una cosa, non so cosa dovrei fare per fare questo. Bisogna capire se si creano le condizioni in questi giorni perché questo avvenga. Questo è il punto fondamentale di questa battaglia. Sapendo che i cittadini, io ricordo sempre una cosa. Quando fu eletto Diego Scarpini sindaco, Gioiosa ha avuto uno scatto d'orgoglio terribile, perché si erano collocati dall'altro lato tutti e da questo lato pochissimi. Diego vince a iniziare la nazione, in quel momento i cittadini capirono, è scesa. Quindi ci sono due strade. Una è quella che dici tu, di capire come si può rafforzare, diciamo, l'aggregazione, la forza, la lista, la partecipazione, dall'altro lato anche i cittadini hanno la scelta. Quindi qui tutti dobbiamo fare uno sforzo collettivo. Se riusciamo a fare questo collettivo, io penso che se noi ragioniamo agli interessi generali ancora ci sono le condizioni. Questo è il punto. Bisogna capire se scatta in tutto questo tipo di ragionamento. In particolare dovrebbe scattare ai giovani queste cose. Perché i giovani non si possono fare attenzione dalle proposte facili, ti faccio questo, ti faccio quell'altro. Quando si mettono assieme magari i vecchi logici, poi i giovani vengono utilizzati come nel passato. Io nella mia vita politica, da sindacalista ne ho passato tante, quando si diceva si deve rinnovare i giovani tutti i giovani. Per che cosa? Per non fare niente, per cambiare, finta di cambiare, perché poi comando sempre io. Questo tipo di discorso non funziona. Quindi i giovani dovrebbero riflettere bene su questa cosa. E ogni giovane ci deve usare. Ogni cittadino di Giovanni ha un compito oggi, da qui a questo mese d'aprile, perché il tempo questo non ce n'è più. Abbiamo questo mese, 30 giorni, per decidere le sorte di Giovanni Maria. Io credo, mi chiudo con questa sfida, che tutti riflettano che sono in campo gli artefici, cioè i protagonisti, diciamo, attivi, i candidati, i consiglieri, i candidati, gli altri, ma anche i cittadini rispettano questo, almeno le condizioni insieme a Giovanni, insieme a tutti quelli che vogliono fare a Giovanni Maria, perché a Giovanni ritorna a essere il paese che è stato negli anni 80, perché quello è stato il periodo più bello di Giuseppe Marelli, che io mi ricordo che era a Milano e molto spesso, molte milanesi non conoscevano Giuseppe Marelli, magari se non conoscevano Giuseppe Marelli, diceva, ma capo va. Quindi c'era un punto di attrazione rispetto a quello. Dobbiamo tornare a quello, la scommessa è lanciata, la sfida c'è, io ce la metto, posso mettere tutta la mia forza da qui fino all'11 giugno, per fare questa domanda, i cittadini se recepiscono quelli che ci sono stasera, quelli che ci sono fuori, quelli che pensano e poi li dipende di sapere e non quello che oggi decide una cosa domani non si può fare niente, ma che si fa così, no? Oggi è nella nostra mano, perché ogni giorno ha un voto, quel voto è importante, se sceglie il giusto può essere che si ottiene un risultato. Grazie. Prima e poi ci sono pure da presentare un progetto che abbia, diciamo,
La compartecipazione più generale, compreso del lavoro, perché non lo puoi fare così un lavoro di particolare. Io queste due cose non lo so se ho detto nel programma. Qual è la tesi? Chi lo sa? Qual è? Chi lo sa quanto c'è la tornata? La tornata è una tradizione, noi passiamo attraverso questa storia, e questa è una cosa importante. Anche l'assessore del politico. Franca ha seguito gli scavi e avevamo trovato la soluzione per non tornare. In campagna elettorale questa cosa verrà fuori. Noi eravamo pronti, come il Comune di a avere i soldi per strutturare la tornata. Si interrompe a un certo punto questa cosa, la scriveremo, la metterò, diciamo, questo sarà detto in campagna elettorale, perché c'era una condizione che il Comune diventasse volontario con pochissimi soldi. E poi c'erano già incarichi pronti dati e i soldi accantonati dalla regione per iniziare il lavoro. Quindi c'era un dottore, poi si interrompe a un certo punto questa cosa, non si lo voglio più. Il giorno che praticamente dovevamo andare avanti, con un anno e mezzo di sacrifici e di lavori, il 5 di aprile del 2005, giorno in cui tutti i cittadini sarebbero diventati proprietari, che avrebbero usufruito di un bene, che era la tornata, quella mattina il sindaco mi manda il messo a casa. Quindi io stavo scendendo le scale per andare qui, per venire al comune e firmare e partire. Invece no, vengo bloccata nelle scale dal messo comunale. Praticamente mi aveva mandato la revoca a casa. Evidentemente era arrivata ad un punto dove non si doveva arrivare. E dopo, diciamo che anziché la storia della tornata, possiamo raccontare la storia di chi ha acquistato la tornata. Adesso potrebbe mettere in vendere le pietre. No. Non è questa sera, ma perché anche quelle pietre hanno una storia. E quelle pietre si potrebbero, quelle pietre raccontano. Sono nel tuo programma, tutte e due, scritto uno scritto. Certo, no, certo, sono centrale. Non so, ci sto pensando, perché vorrei solo annunciare, dire, quello è un punto, quelle sono due cose che si sono messe sempre e non sono mai realizzate. Sarebbe fondamentale farlo, perché sono due cose fondamentali per questo paese. Come la tornata è una storia. Non era così nella tornata di San Giorgio, non era così nella Marsella. Chi capisce di storia, che si occupa di cosa, sa cosa vuol dire la tornata di San Giorgio, cosa vorrebbe dire come attrazione per Giosa Maria. Non è una cosa di poco conto, insieme a Giosa Maria sarebbe una cosa importante. Comunque io, diciamo, i confronti continueranno a San Giorgio e nelle varie contrade per una decina di giorni. Alla fine di questo, diciamo, scriveremo il programma scritto, i 10 punti fondamentali, scrivendo accanto i tempi in cui farlo. Ci sono tante persone vicine a me che si vogliono impegnare e che hanno voglia per questo paese. Dobbiamo farle venire fuori tutte e creare le condizioni, perché non voglio vincere io, non mi interessa vincere per vincere con una Monica. Io vorrei fare vincere Giorgio Savarea per una volta, se ce la facciamo assieme diventerà da tutti noi. E da quanti altri saranno impegnati che in questo momento riflettiranno rispetto alle cose che diciamo, perché vengono trasmesse in diretta nel paese, complessivamente c'è una diretta streaming, quindi si vede nel paese quello che succede, mentre tanti altri magari saranno telespettatori a casa di quello che ci stiamo dicendo. Grazie a tutti e alla prossima.